Bella regà, qua è Savix che vi parla. Buon anno a tutti, speriamo che questo 2023 sarà una bomba per tutti quanti. E iniziamo col nuovo completo crew del 2023, ragazzi. Come requisito dobbiamo avere il colpo al casino pronto con il metodo all'imbroglio, ragazzi, e vi consiglio di settarlo in questa maniera. Dovete, mi raccomando, prendere tutte queste cose. È lo stesso video praticamente, ragazzi, per prendere il completo della nose. Ve lo faccio rivedere velocizzato, ragazzi, per chi non l'ha capito e per chi vuole farlo in questa maniera. È stealth e non bisogna farsi scoprire. Quindi iniziamo con il video, raga. E se invece qualcuno non ha voglia di guardarlo, skippi direttamente al minuto 4.30. Eccoci di nuovo qua, ragazzi. Quindi una volta che siamo qua, come qualsiasi outfit, ragazzi, dobbiamo switchare o le luci vestiario o l'umore giocatore. Se avete la possibilità, dobbiamo switchare entrambi. Quindi io vado su stile, vado su umore giocatore, switch una decina di secondi l'umore giocatore. Dopodiché andrò a switchare, ragazzi, le luci vestiario per circa 20 secondi.
Allora, ascoltatemi bene. Ultimamente abbiamo scoperto che su PS5 è un po' diverso. Praticamente, ragazzi, per chi gioca da PS5, se qualcuno vuole fare questo outfit della crew di Xavix, bisogna che switchate le luci vestiario come facciamo noi da Xbox. Dopodiché, ragazzi, una volta che avremo switchato sia chi gioca da Play sia chi gioca da Xbox, aprire il menu Xbox. La differenza tra Xbox e Play sta qua, che chi gioca da Xbox basta che apre il menu Xbox e crasha dopo 3 minuti per inattività. Chi gioca da PS5, ragazzi, dovrà aprire il menu PS e andare nella lista dei vostri giochi. A questo punto dovete aspettare circa 13 minuti per crashare, in modo che poi vi dà il messaggio che la connessione si è interrotta, bla bla bla. Quindi a questo punto, ragazzi, quando avremo questo messaggio, dovremmo spawnare in lobby sia con il borsone sia col completo della nose. Il primo, ragazzi, della lobby che è entrato nel colpo, quindi Lost, prenderà il caschetto e il terzo prenderà il caschetto. Ma voi non ve ne frega niente, perché dovete farlo uno alla volta. Quindi il completo lo prenderà sempre solo uno e prenderà sempre il caschetto. Quindi, ragazzi, a questo punto, una volta che abbiamo questo messaggio e quindi siamo crashati per inattività, accettiamo l'allerta e una volta che accettiamo l'allerta aspettiamo di spawnare in una lobby. Quando, ragazzi, saremo spawnati, saremo con il borsone, l'outfit e il caschetto e quindi sbada bam, regà, avremo preso l'outfit. Un'altra curiosità vi voglio dire: se voi iniziate il colpo con una maglietta crew e il simbolo Xavix, quindi il logo della crew, ragazzi, si stamperà sul completo della nose, se volete tenervelo così, però non sarà il completo della crew. Quindi, se volete tenervi il borsone, raga, lo sapete, bisogna tuffarsi con l'oppressor all'interno del negozio di maschere, ma c'ho un video già, quindi se lo andate a cercare come fare i borsoni e passarli da un outfit all'altro, lo trovate nel canale. Quindi, ragazzi, a questo punto dobbiamo fare una semplice cosa: fare il nostro completo crew. Quindi andare in un qualsiasi negozio di outfit o anche da ammunition, ragazzi, mi raccomando, se volete salvare il borsone lo salvate dal negozio di maschere, se no andate su inventario, stile, ora non ricordo, e andate su paracadute e dovete toglierlo. A questo punto vedrete che non avete più il borsone e quindi potrete salvare l'outfit. A questo punto, una volta che avremo salvato l'outfit, ragazzi, potremmo iniziare a fare il completo crew, che è una scemata. Semplicemente, regà, dovremo aprire il nostro menu interazione, andare su stile e fare modifica aspetto del personaggio. Così facendo, ragazzi, andremo nella selezione del personaggio iniziale e quindi potremo modificare l'outfit. A questo punto, regà, una volta qua, mi raccomando, non fate il danno. Anche se fate il danno, se avete salvato in precedenza l'outfit, non succede niente. Quindi andate su abbigliamento, andate su maglietta e andate a mettere la maglietta nera. Non mettete quella coi bordini o quella bianca, perché a me fa cacare. Quindi, ragazzi, una volta che avete messo la maglietta nera, semplicemente tornate online, salvate il personaggio e vedrete che avete il caschetto, la maglietta nera e i pantaloni della nose. E a me così completo mi piace davvero tanto, è semplice, è carino, ragazzi, e aggiorniamo l'outfit al 2023. Io ovviamente ho messo anche gli occhiali rossi, se no non sarebbe Savix. E una volta che ho fatto il tutto, raga, spawneremo in lobby. Una volta che siamo in lobby, ragazzi, andiamo a metterci due cazzatine. Ci metteremo i bracciali, ci metteremo un paio di guanti, ragazzi. Quindi ci dirigiamo in un qualsiasi negozio, ragazzi, andiamo dalla maglietta, quindi dal vestiario alla parte alta, andiamo nell'ultima voce e mettiamo il simbolo crew sulla schiena bello grosso, così ogni volta che camminiamo avrete il mio nome sulla schiena
Bellissimo, vero? Comunque, una volta fatto ciò, raga, potete andare a sovrascrivere il vostro completo, potete andarci aggiungere degli occhiali, potete andarci aggiungere dei bracciali. L'importante, perché a me piacciono veramente tanto, che mettete questi guantini qua, quelli ragazzi da moto, quelli aperti, quelli da biker. A me piacciono talmente tanto che con questo outfit si sposano da Dio. Ragazzi, se siete dei pazzi che combattete, non fate nient'altro, quindi volete avere l'outfit in mezzo da tryhard, io non vi posso obbligare a non farlo. Quindi se volete mettere caschetti, maschere, quello che volete in testa, perché non vi piace questo caschetto, che a me a parer mio è fantastico, siete liberi di fare quello che volete nella vostra testa. A me personalmente piace questo, quindi presenterò l'outfit in questa maniera. Io spero che i miei video vi piacciono, ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, supportatemi. E niente, regà, alla prossima. Sbadabam.